Eccellenza, ci tenete molto il 2 giugno? Moltissimo, e per me ogni 2 giugno costituisce una grande emozione. È la ricorrenza delle ricorrenze, perché si celebra la fondazione della Repubblica con tutti i contenuti e i significati che sono in essa. È la giornata anche della memoria della storia del nostro paese, paese che con il 2 giugno del 46 rinasce dopo 2 guerre, dopo il ventennio, e si incammina verso la Costituzione e la fondazione di una nazione democratica. Non è un caso che proprio oggi siano state consegnate le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e le medaglie d'onore. Entrambe le distinzioni onorifiche testimoniano, la prima, un impegno quotidiano di dedizione per il progresso materiale, economico, intellettuale della nazione; le medaglie d'onore, un impegno civile di cittadini italiani deportati e internati nei lager. Quindi direi che questa è la giornata della consapevolezza e dell'impegno, impegno di ciascuno di noi. Presidente Caffarelli, un commento su questo 2 giugno e soprattutto anche sui conferimenti delle onorificenze agli ex internati. Beh, la festa del 2 giugno è la festa di tutto il popolo italiano, ma soprattutto per questi signori che oggi riceveranno le onorificenze, perché con il loro sacrificio ci hanno dato praticamente questa libertà. Per cui io sono molto soddisfatto di premiare oggi, di dare a queste persone questo riconoscimento che se lo sono meritato nel tempo. Ecco, per il 2 giugno è una grande festa oggi a Bergamo. È una grande festa che mi piace pensare all'insegna di un'armonia. Questo paese è attraversato da tante lacerazioni, da tante tensioni. Intorno alla bandiera, intorno alla festa della Repubblica, invece io credo che sia veramente importante recuperare un senso di unità e provare a trasferirlo poi nella nostra vita quotidiana, nell'amministrazione della cosa pubblica. Quindi è importante esserci, è importante rilanciare i valori che stanno dietro questa festa. Ci sono anche diverse onorificenze, tra queste anche agli ex internati nei campi militari. Esatto, tutti gli anni noi consegniamo alcune onorificenze, questi in particolare sono meritevoli del nostro abbraccio, poi questo è un segno di vicinanza per quello che hanno dovuto soffrire. Magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, le medaglie d'onore spesso sono conferite presso l'aula magna dell'Università. Con il 2 giugno la cornice invece è Piazza della Libertà. Sì, è una cornice innanzitutto molto più presente nella società, però è sempre un'occasione anche per riflettere sul significato della Repubblica, della nostra storia e anche di presenza delle istituzioni, di riconoscimento verso chi a diverso titolo ha servito lo Stato e la Repubblica. E la riflessione oggi è una riflessione anche e soprattutto per i giovani, che comprendano che questo è un messaggio non strettamente e solo legato al passato, ma di salvaguardia dei valori per il futuro.